Ti ricordi quella luce che sembrava che veniva dalla luna e non sapevo in che posizione si trovasse, se in piedi, seduta, sdraiata? Paola, Paola, quella luce che veniva dalla luna era morta, Paola! Come mi ha insegnato Ellen Stewart, la direttrice del Caffè La Mamma di New York, dove è nato Robert De Niro, Al Pacino, Meryl Streep, i più grandi attori, diceva sempre: Dario, vai avanti e porta avanti questa rivoluzione col tuo teatro patologico, perché sarà veramente una scoperta per il mondo intero. Il teatro patologico è un teatro d'avanguardia, folle, borderline, che mette in discussione, con il suo nome provocatorio, il concetto di normalità e dove gli allievi sono liberi di esprimere fino in fondo se stessi. Durante le lezioni, Dario motiva i suoi ragazzi, insegna loro a stare sulla scena, a respirare correttamente, ma soprattutto a non avere paura delle loro emozioni. Questa è la cosa che fa forte il teatro patologico: portare l'emozione, portare il vissuto dentro il palcoscenico, capito? Uno degli esercizi più importanti del laboratorio di Dario è quello dello specchio. Qui i ragazzi, per la prima volta nella loro vita, imparano a guardarsi veramente. E come sono queste ombre? Il lavoro allo specchio è un lavoro molto, molto importante. Attraverso lo sguardo devono ripercorrere esattamente la loro fisicità, e questo gli dà una consapevolezza di, in qualche maniera, descrivere in un modo quasi chirurgico le proprie emozioni. Dentro mi piaccio molto, però fuori mi faccio schifo. Come a me non ce n'è nessuno. Può anche diventare gioia. Anthony Hopkins mi diceva: ho lavorato con i più grandi registi del mondo, ma mi manca di lavorare con i tuoi ragazzi, perché aveva capito che, pur avendo imparato tantissimo, gli mancava questo tassello. Negli ultimi anni Dario non ha del tutto abbandonato l'idea di partire in tournée, solo che ora lo fa con tutta la compagnia del teatro patologico. Quando noi abbiamo fatto la Medea a Londra, dove abbiamo vinto il Wilton Prize, il premio più importante del Regno Unito, è stata una serata straordinaria, unica. Io ho visto tutto il pubblico inglese con i fazzoletti ad asciugarsi le lacrime, perché c'era qualcosa di magico come solo il teatro ti può dare. E Paolo, che viveva queste emozioni, e vedere i genitori piangere insieme a lui, perché avevano capito che Paolo finalmente vive le emozioni. Al giorno d'oggi l'ultima cosa che uno dovrebbe fare è aprire
un posto come un teatro, però ho un obiettivo molto importante, salvaguardare questi ragazzi e le loro famiglie. Se sta bene un ragazzo disabile, stanno bene migliaia di persone, i genitori, i familiari, i nonni, i cugini, il condominio, il quartiere. Potremmo veramente far diventare questo teatro una università del teatro e del sociale. Questo è il mio sogno. Il mio giudizio su una persona dipende molto dai sentimenti che ho verso di lui. Nel caso di Dario ho avuto sempre la sensazione che fosse geniale a modo suo e fatti mi hanno dato ragione.